quindi compravano anche i biglietti per le navi, chiedevano i mutui. Vi faccio vedere la cassaforte, un pezzo storico. Così Jerry Stabile, cardiologo in pensione, nipote del fondatore e proprietario della Stabile Bank, ci apre le porte alla ex banca italiana nel cuore di Inter Italy, la prima banca commerciale ad essere riconosciuta dallo Stato di New York. Sportelli pesantissimi, dentro ci sono ancora vecchie ricevute, carte dell'inizio del Novecento, tutti i documenti tenuti dalla famiglia, compreso il diario di bisnonno. La fotografia al muro è di mio bisnonno Francesco Rosario Stabile, nato in Italia nel 1845, è venuto in America nel 1865 e nel 1882 ha fondato la banca. Chiusa nel 1933 durante la Grande Depressione, la banca riaprirà presto al pubblico, ma come sede di un museo italoamericano. Una scelta simbolica, ha spiegato Joseph Scelza, l'attuale presidente del Museo Italoamericano, aperto 6 anni fa e ospitato temporaneamente dalla City University di New York sulla 44esima strada. Il palazzetto, su Grand Street, è costato 9 milioni di dollari. Siamo riusciti a comprarlo grazie al contributo del privato italoamericano che ha venuto dalla città del sud di New York. Finalmente avremo una sede che è proprio dove è cominciata la storia dei nostri immigrati. I lavori di restauro e ristrutturazione che prevedono l'aggiunta anche del nuovo piano si concluderanno nel 2010. Sono felice che la banca della mia famiglia diventi un museo dedicato alla storia delle generazioni italiane. Così non si perderà l'eredità del grande lavoro che abbiamo fatto e che continuiamo a fare in America. È una grande opportunità per me e per far conoscere la storia. Sarà fantastico. Così anche i giovani avranno un posto dove riscoprire le proprie radici. Beh.